Allora, questo video si intitolerà Aggettivi e competenze nel doppiaggio. Spesso quando si parla di doppiaggio si dice: io ho visto quel film, lui è stato un bravissimo direttore di doppiaggio. Ecco, adesso questo video ci concentreremo proprio su questi aggettivi, su queste tre diverse forme di questo aggettivo, bravo, ok? Chi è un bravo direttore di doppiaggio? Questo vale anche per l'adattamento dialoghi, ma in particolar modo su questo aspetto. Quando si può considerare bravo un direttore di doppiaggio? Se un direttore di doppiaggio dirige principalmente provini, no? Quindi soprattutto provini di conoscenza, non è un bravo direttore di doppiaggio, non è che serva chissà che, insomma, per dirigere dei provini, ok? Se una doppiatrice, mettiamo caso, o un doppiatore, no? Doppia un documentario in vita sua, non è un bravissimo doppiatore, anche se lavora come direttrice o come direttore, perché magari dirige dei provini di conoscenza, ok? Tutto al più si può dire che è un bravo doppiatore. Se un doppiatore o una doppiatrice, potrei fare esempi, per esempio, anche di tante doppiatrici, hanno diretto tre o quattro serie, si può dire magari sono delle doppiatrici molto brave, ma non bravissime, ok? Se una doppiatrice o un doppiatore ha diretto 20, 30 prodotti televisivi o anche di più, si può considerare un bravissimo doppiatore, ma basta che ne abbia diretti anche 4 o 5 o anche 3, non importa, però devono essere comunque dei documentari, volevo dire, ipotizziamo nel caso degli anime, no? Delle serie di animazione giapponesi, devono essere comunque serie lunghe in cui c'è una serialità, in cui effettivamente uno può effettivamente vedere la bravura del direttore di doppiaggio, di come effettivamente sono stati diretti quegli episodi, ma questo vale anche per la recitazione. Se un'attrice ha recitato in un paio di spettacoli teatrali amatoriali e in una serie, e poi ha lavorato sempre nel mondo del doppiaggio, per dire, no, ci sono doppiatori che hanno lavorato pochissimo nel mondo della recitazione, ma hanno lavorato quasi sempre nel mondo del doppiaggio. Sicuramente, magari si può dire, sono degli attori molto bravi, cioè dei bravi attori, ma non dei bravissimi attori, tutt'al più si può dire sono dei bravissimi doppiatori o bravissime doppiatrici. Ok? Potrei farvi effettivamente degli esempi. Ok? Quindi chiariamo un attimo, capiamoci e cerchiamo di dare alle parole il peso che queste hanno. Non parliamo così per sentito dire, ma usiamo e dosiamo le parole quando ci riferiamo a qualcuno che lavora nel mondo del doppiaggio con la specificità che questa professione richiede. Ok? Buona visione.